Benvenuti al GCN Italia Racing Show. Oggi parleremo delle 7 cose che abbiamo imparato ieri guardando il Fiandre. Due corse bellissime, due grandi vincitori e anche 3 squalificati. Sembra che i tempi in cui si potevano ricevere le borracce dei ciclisti siano finiti. Parleremo anche del GP Miguel Indurain, della Dwarsdorf-Vlaanderen e del caso di positività all'EPO riscontrato all'interno del team Vini Zabu. Via con la puntata. Casper Asgreen è il re del pavé di questa primavera. Con il Giro delle Fiandre si conclude la stagione delle pietre di quest'anno, perché la Parigi-Roubaix non verrà disputata questa domenica, bensì verrà rinviata, ma ne parleremo dopo. Casper Asgreen, dopo aver vinto in un modo fantastico la E3 Arlbeck, ripreso a pochi chilometri dall'arrivo e poi ripartito, arrivato tutto solo, ha vinto anche ieri il Giro delle Fiandre, il suo successo più importante fino a questo momento. E l'ha vinto in un modo davvero perfetto. È stato sempre sulle ruote di Mathieu van der Poel, che è quello che ha animato la corsa. Si sapeva che se c'era un cavallo pazzo in gruppo era proprio lui, quello capace di rompere il gruppo e di scombussolare i piani degli uomini più veloci. L'ha tenuto così bene che anche sull'ultimo passaggio sul vecchio Quaremont, quando van der Poel ha dato la sua quinta e ultima sgasata, Asgreen è stato l'unico a tenerlo, meglio di Van Aert, che in quel punto si è staccato. Dopo che si è formata questa coppia al comando, Van der Poel forse non credeva alla fortuna di avere un Asgreen che collaborava, nonostante dietro avesse Alaphilippe. Asgreen ha dato i cambi, è arrivato all'ultimo chilometro, a quel punto si è messo a ruota e non ha più dato un cambio a Van der Poel, che però secondo me già si pregustava la vittoria sapendo di essere nettamente più veloce sulla carta del danese. Ai 200 metri parte Asgreen, parte anche Van der Poel in testa, ma dopo pochi metri si vede che Asgreen lo sta rimontando e quando lo affianca Van der Poel perde le speranze e smette di pedalare. Asgreen vince così a sorpresa, ma non troppo, dopo quello che ha fatto Arlbeck, come ci siamo già detti. Va detto però che le prime due classiche monumento di questo 2021 sono state vinte da outsider, forti corridori come Stuyven e Asgreen appunto, ma sicuramente non così favoriti come i tre di cui parliamo sempre. Annemiek van Vleuten è la regina dell'allenamento. Questa è la seconda cosa che abbiamo appreso al Giro delle Fiandre, perché lei quest'anno ha corso soltanto 4 gare e ne ha vinte 2. 50% di successo ogni volta che si presenta al VIE è davvero qualcosa di incredibile. Questo vuol dire che si è allenata bene, si è presentata bene alle corse. Settimana scorsa ha dominato la Dwarsdorf-Vlaanderen, arrivando insieme alla Neva Doma all'arrivo e battendola con uno sprint lunghissimo. Domenica ha vinto il Giro delle Fiandre semplicemente staccando tutte di ruote e arrivando da sola a Oudenaarde, 10 anni dopo aver già vinto questa corsa. Negli ultimi 10 km dietro ad Annemiek c'erano 7 ragazze di altissimo livello ad inseguire, tra cui le italiane Lisa Longoborghini e Marta Cavalli, arrivate poi al quarto e al sesto posto. Ma nulla hanno potuto e alla fine la Van Vleuten è arrivata davanti da sola con 26 secondi di vantaggio. La terza cosa che abbiamo imparato è che Mathieu van der Poel è più bravo a poker di quanto potessimo pensare. Infatti alla Dwarsdorf-Vlaanderen settimana scorsa non era in forma, si è messo al servizio di Tim Merlier provando a chiudere sui fuggitivi, in realtà ha tirato per poche centinaia di metri per poi scoppiare, veramente ha smesso di pedalare a bordo strada, era esausto. E molti abbiamo pensato che la sua migliore condizione ormai fosse alle spalle e che il declino fosse arrivato anche molto rapido, visto anche quello che ha fatto durante tutto l'inverno e inizio di stagione, non si è mai fermato. Al contrario di Van Aert, che invece ha avuto un periodo di pausa in cui si è allenato e non era presente alla Dwarsdorf-Vlaanderen proprio per preparare il Giro delle Fiandre. Van der Poel invece al Fiandre è andato fortissimo, magari non è in forma come lo era qualche settimana fa, ma sicuramente non è molto lontano. Semplicemente ha trovato un uomo, Casper Asgreen, che è nella sua apice di forma di tutta la sua carriera, andava fortissimo e non ha potuto batterlo. Van der Poel però a questo punto si prenderà un periodo di riposo, ben meritato, e rientrerà probabilmente al Giro di Svizzera a giugno. La quarta cosa che abbiamo imparato è che Grace Brown probabilmente molto presto vincerà qualcosa di grande. Questa ragazza ha iniziato ad andare in bicicletta veramente da poco tempo, nonostante abbia 28 anni, perché prima correva a piedi. L'anno scorso, il suo anno della consacrazione, dove ha vinto la Brabante Pils, la Freccia del Brabante, è arrivata seconda alla Liegi-Bastogne-Liegi alle spalle di Lizzy Deignan. Quest'anno è iniziata la stagione veramente alla grande, ha vinto la Brugg de Pan Classic arrivando da solo, anticipando al gruppo e resistendo al rientro di ragazze molto forti dietro di lei. Ieri al Giro delle Fiandre è arrivata terza, arrivando seconda nella volata del gruppo, un ottimo risultato e vedendo come sta crescendo velocemente ci aspettiamo che vinca qualcosa di grosso molto presto. La quinta cosa che abbiamo imparato è che Wout van Aert alla fine è un umano, forse. Forse perché è un corridore fortissimo, capace di vincere cronometro davanti a Ganna, andare fortissimo in salita battendo gente come Bernal, vincere volate di gruppo, resistere a classiche lunghissime come la Sanremo, arrivato terzo quest'anno. Però al Fiandre è sembrato proprio che gli mancasse qualcosa, un po' come quello che abbiamo visto alla E3 Arlbeck. Non a caso entrambe le corse sono state vinte da Asgreen.
Al Fiandre gli è mancato sempre il cambio di ritmo. Quando Van der Poel partiva, Asgreen lo seguiva e Van Aert rimontava dopo un po' di tempo. Per 4 volte è riuscito a chiudere, alla quinta, quando Van der Poel è partito sul vecchio Quaremont, Van Aert non è più riuscito a chiudere, è rimasto a metà, non a terra di nessuno, alla fine è dovuto aspettare dietro il gruppo di Greg Van Avermaet. È comunque arrivato in sesta posizione, quest'anno è uscito soltanto 2 volte dei primi 10, ha una continuità pazzesca, però anche lui può beccare delle giornate no, quindi forse è un umano. Ci è stato poi confermato che la De Koenig Quickstep in queste gare è sicuramente la scuola da battere, ma abbiamo anche appreso che la Jumbo-Visma e l'Alpecin Phoenix non sono così poi male come sono sembrate nelle corse precedenti. In particolare la Alpecin era spesso presente in testa al gruppo, addirittura sono riusciti a mettere 2 uomini nella top 10 perché anche Gianni Vermeers si è piazzato. Inoltre ha favorito l'azione di Van der Poel e anche di Asgreen perché si metteva nel gruppo a rompere i cambi, il gruppo che cercava di riprendere i 2 fuggitivi davanti. Anche la Jumbo-Visma è stata molto presente, soprattutto dall'inizio con il nostro Edoardo Affini che ha regolato la fuga, l'ha controllata per più di 100 km da solo prima che arrivassero ad aiutarlo poi gli uomini della De Koenig, in particolare Tim De Klerk. È mancato un pochino Van Hooijdonk, che è andato fortissimo alla Gent-Wevelgem, è stato veramente l'ago della bilancia in favore di Van Aert, e in questo Fiandre invece non è riuscito a essere così performante. Segnaliamo anche il ritiro, l'ultima corsa da professionista per Martin Wijnands dopo 16 stagioni da professionista, che conclude al Giro delle Fiandre con la Jumbo-Visma. La settima e ultima cosa che abbiamo imparato è che Lucci non stava scherzando quando ha detto che avrebbe fatto rispettare le regole, vecchie o nuove che fossero. Ieri ci sono state infatti 3 squalifiche. Le prime 2 per fatti di corsa, insomma, dei litigi tra Otto Vergaarde e Yevgeny Fedorov. A quanto sembra Fedorov ha frenato stizzito in testa al gruppo per non essere riuscito ad andare all'attacco, a non essere riuscito ad entrare nella fuga principale, e Otto Vergaarde della Phoenix l'ha superata e gli ha tirato una spallata come a fargli capire di non fare queste cose. Poi Fedorov di sua volta è tornato davanti e ha rifrenato, come insomma hanno fatto un po' di cose che in testa al gruppo davanti alle telecamere in una diretta non vanno fatte, anche se sappiamo bene, chi ha corso in bicicletta sa bene che in gruppo succedono cose anche molto peggiori, ma adesso con la VAR, con appunto le immagini TV fin dall'inizio, queste cose non si possono fare, quindi è arrivata la squalifica, che secondo me può essere anche giusta. La seconda squalifica invece che c'è stata è molto discutibile. Michael Schaar, vittima di un incidente meccanico, mentre stava rientrando in gruppo in scena a Miraglie, ha lanciato una borraccia all'esterno di una curva a un gruppo di tifosi che erano lì, ma l'ha lanciata proprio appoggiandola ai corridori, facendogliela arrivare ai piedi senza lanciarla in un bosco o in un posto dove non sarebbe potuta essere presa. Questa cosa insomma va interpretata perché lui ci ha vietato di lanciare le borracce e lo fa per un discorso dell'inquinamento, e da questo punto di vista io sono totalmente d'accordo. Sapete che anche quando parliamo dei gel, delle carte, vi diciamo sempre di non buttarle via, anche la linguettina del gel quando viene tolta, di conservarla per non sporcare. Quindi se una borraccia fosse stata lanciata in un posto dove nessuno avrebbe potuto prenderla, sicuramente era da squalificare. Ma in questo caso veramente ha dato la borraccia a dei tifosi lì che l'hanno presa, si è visto proprio dalle immagini che la stavano prendendo, quindi non c'era un discorso di inquinamento. Bisognerebbe capire se questa regola va applicata in toto o si può usare il buon senso e discernere l'inquinamento da dare una borraccia a dei tifosi, perché altrimenti non si potranno più dare borracce ai tifosi, ed è una cosa molto triste da aggiungersi a quelle che hanno già pensato quelli del Lucci in questo ultimo anno. Magari potreste farci sapere in un sondaggio cosa ne pensate di questo, lo potete trovare nell'app di GCN. Prima di darvi le ultime notizie, vi ricordo che questa settimana sul GCN Plus sarà disponibile il Giro dei Paesi Baschi, parte proprio oggi, e vede affrontarsi Primoz Roglic e Tadej Pogacar. I 2 sloveni non corrono insieme dalla cronometro conclusiva del Tour de France l'anno scorso, o meglio, dalla passerella di Parigi, ma il vero scontro tra loro 2 non si vede proprio da quella cronometro diventata famosissima. Entrambi hanno iniziato il 2021 alla grande, Pogacar ha vinto le 2 corse a tappe a cui ha partecipato, Roglic stava dominando la Parigi-Nizza e poi è caduto, ma anche lui dovrebbe essere in grande condizione. Vedremo cosa faranno i Paesi Baschi, in cui sono sicuramente 2 grandi favoriti, ma ricordiamo che la Ineos arriva con Yates e Carapaz, quindi potrebbe essere la squadra terzo incomodo. Vedremo anche la Skeldeprijs, una corsa del nord con del pavé ma non duro come le corse che abbiamo visto fino a questo momento, infatti di solito si arriva in volata. La prova sarà sia maschile che femminile. Settimana scorsa si è disputata anche la 33esima edizione del GP Miguel Indurain, una corsa basca che ha visto andare molto forte corridori nella passata generazione. Abbiamo visto all'attacco Luis Leon Sanchez, campione di Spagna, insieme a Ben Swift, campione della Gran Bretagna.
subito seguiti da Leandro Valverde e Lutsenko. Valverde ha messo al lavoro la sua squadra in modo ottimale, questa volta tutto è affilato liscio. Sull'ultimo strappo Valverde ha dato una sparata delle sue, è arrivato tutto solo al traguardo, vincendo per la seconda volta questa gara e tornando al successo dopo una tappa alla Vuelta a Spagna del 2019. Abbiamo parlato della Dwarsdorf-Vlaanderen femminile vinta da Annemiek van Vleuten, quella maschile è stata vinta da Dylan van Baarle, che coglie il suo maggior successo in carriera fino a questo momento. Un'azione fantastica, è partito a 52 km dal traguardo, dietro di lui c'era un bel gruppetto di una decina di corridori pronti a inseguirlo, ma di fatto non sono riusciti a guadagnare niente, ha mantenuto un vantaggio costante di 30 secondi ed è riuscito ad arrivare all'arrivo proprio così. Al secondo posto è arrivato Christophe Laporte, che ha anticipato il gruppo anche lui in un periodo di grande condizione e soprattutto di grande continuità. Riesce sempre a piazzarsi, anche al Fiandre è andato molto bene. Per concludere il capitolo gare, alla Rue de la Tourangelle ha vinto Arnaud Démare, prima vittoria per il campione nazionale francese, davanti proprio a Nasser Bouhanni, che continua a correre nonostante sia pendente su di lui la decisione dell'UCI e dell'UCI per i suoi comportamenti avvenuti a Cholet a Pas de Loire, quando ha stretto contro le Transenne Jack Stewart. Passiamo ora alle notizie di cronaca. Vi avevamo già anticipato che la Parigi-Roubaix forse sarebbe stata spostata, è arrivata la conferma definitiva settimana scorsa. La cosa bella però è che saranno due le date della Parigi-Roubaix, il 2 e il 3 ottobre, perché viene aggiunta anche la prova femminile che si correrà il giorno precedente, il sabato. Sono curioso di vedere le donne in questa corsa così terribile e sono anche molto molto curioso di vedere una Parigi-Roubaix a ottobre, quando il meteo può veramente influenzare una corsa di questo tipo. Concludiamo con la notizia più chiacchierata sicuramente in Italia di settimana scorsa. Matteo De Bonis, corridore della Vinizabu, è rimasto positivo ad un controllo antidoping a sorpresa. La sostanza è l'EPO, di cui speravo di non sentir più parlare in questo sport, che invece anche nel 2021 si continua a sentire, fortunatamente molto meno, purtroppo sono ancora dei casi. La cosa che sorprende è che un corridore che non ha ottenuto risultati da professionista, ma anche da dilettante non ne ha fatti molti, era professionista in questa squadra che in teoria dovrebbe partecipare al Giro d'Italia se non arriverà una sospensione, viste le due squalifiche riscontrate proprio in questo team negli ultimi 12 mesi. In ogni caso la squadra si è autosospesa in modo da far partire da prima il giorno di sospensione nel caso in cui Luci decidesse di combinare questa pena. In ogni caso, se verranno dati 45 giorni, cioè la pena massima, questa squadra non potrà partire per il Giro d'Italia. Fanno impressione anche le parole di Sciotti, il presidente di questo team, che dice che corridori che portano uno sponsor in dote, ma anche personale dello staff che portano dote in sponsor, non sono una novità, è una cosa che succede, e questo insomma dovrebbe far riflettere un pochino su come funzionano queste squadre e sul fatto che siano corridori senza risultati che poi si trovano in un mondo in cui non riescono veramente neanche a stare in gruppo e si vedono costretti a doparsi per riuscire a finire le corse. È una cosa molto triste e spero che le cose possano cambiare più presto. Siamo arrivati alle conclusioni anche di questo GC in Italia Racing Show. Come sempre, se vi è piaciuto mettete un like, commentate qui sotto facendoci sapere i vostri pensieri su tutto quello che abbiamo detto, iscrivetevi al canale attivando la campanella per notifiche se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!